giornali, vaccini ed altre storie, già in un documento del 1700 c'era la dualità tra chi credeva nei vaccini e chi no. Cosa ne pensa invece oggi Luciano Di Tizio, che ha riscoperto questo testo, che lo ha studiato? Allora, intanto parliamo di un giornale del 1792 che si chiamava Commercio Scientifico d'Europa col Regno delle Due Sicilie, un giornale scientifico di altissimo livello con collaboratori importanti. In questo giornale del 1792 c'è un articolo in cui, anonimo, ma probabilmente scritto dal direttore della rivista, che era Vincenzo Comi, nel quale si dice: possibile che quest'anno, nonostante i 300 bambini immunizzati, nessuno è morto per il vaiolo, e c'è qualcuno che per stolta bestialità o per ragioni che non si comprendono rifiuta questa pratica salutare che potrebbe salvare le vite? Nel 1792, prima ancora che Jenner inventasse con i suoi studi il vaccino bovino, che è quello poi praticato adesso per il vaiolo, che è infinitamente più sicuro, con mortalità quasi insignificanti. E le polemiche erano le stesse dei Novax dell'epoca e dei Novax di oggi. Le stesse cose, mancava soltanto il microchip, perché allora non l'avevano ancora inventato. Ma tranne quello, dicevano tutte le stesse cose, le stesse obiezioni contro i vaccini, che pure salvano le vite. Un documento importante anche perché portava le firme di molti personaggi autorevoli del tempo. Sì, questo giornale è un giornale che è uscito per un solo anno a Teramo, che ha pubblicato per esempio articoli anche del nonno di Darwin, Erasmus Darwin, che era uno scienziato valente, ha pubblicato articoli di Galvani, articoli di altissimo livello, di personaggi che hanno fatto la storia della scienza. Commercio Scientifico d'Europa col Regno delle Due Sicilie, perché allora, edito a Teramo, allora gli abruzzesi non erano sicuramente legati a un aspetto provinciale, non erano provincialisti, erano proiettati verso il mondo. Forse è una cosa che dovremmo riscoprire anche oggi.